Ciao ragazzi, sono Potato Track, ci qua su Farming Simulator 17. Siamo qua adesso sul terreno numero 20, facciamo il primissimo raccolto di erba. Vediamo un po' come se la cava l'operaio, penso bene. Accelera, ti prego. Poi va. Non sta facendo l'erba però, eh. Si è buggato. O me la scarica tutta una mega montagna, ti pareva. Scommettiamo che mi fa una mega montagna. Beh, dov'è l'erba? Porca miseria, hanno appena aggiornato la mappa. Mannaggia lui. Cioè, sta tagliando il nulla. Ma forse ha buggato il campo? Io ho paura che ha buggato il campo, eh. Perché con la trincia mi facevo uguale. Lo caspita sta erba del cavolo. Vabbè, io gliela faccio tagliare tutta, poi vediamo. E non c'è. Ma dove va? Ma che cavolo sta succedendo, ragazzi? No. Qua manca l'erba proprio. Va bene, facciamo finta di niente. Vediamo se questo qua. Cosa succede qua? Questa dopo trasformiamo tutto in fieno. Qua non so mica se la sta tagliando. Non lo so. Vabbè, a me chi se ne frega. Allora, io sono qui a Hillside Grains. Perché? Perché abbiamo 2884 di seme di soia e noi vendiamo. Vamos de vendita. Fuori big money, ragazzi. Ragazzi, 83.000 euro perché ho spento. Vamos, vamos. Andiamo di qua. Ottimissimo. Specchiette, guardate che figata. Sono proprio buggatissimi. Funziona solo quello piccolino centrale, diciamo sulla destra. Gli altri due, vedete. Mi sa che abbiamo comprato il campo sbagliato. Benissimo, benissimo ragazzi. Io taglio di qua perché tanto il campo è mio. Quindi non mi rompo le scatole. Che tanto poi lui comincia qua, quindi lo faccio scaricare di qui. E io lo aspetto qua io. Guardate, così si lavora tatticamente. Là. Or dunque, tu non mi stai facendo neanche una fila di erba. Sentite, io provo a riavviare il gioco, vediamo un po' cosa succede. Niente, non ho. No comment. Sono obbligato, mio malgrado. Però aspetta. Potrei provare a prendere un'altra falciatrice. So che ce ne hanno. Parlavano di. Proviamo. No, da 1,8 metri, no, te la tieni tu. Proviamo a prenderla questa qua, compariamola, sì, e la ripristiniamo, che non sia la falciatrice, ma dubito, eh. Mo la ripristino e andiamo subito sul campo con la falciatrice. Ok, adesso devo un attimino agganciare. Cavolo, che grande che è questa. Vediamo, accendi. Porco cavolo, questa la fa. Aspetta che gliela porto subito allora. Se è questa, allora abbiamo risolto il problema. Andiamo a portargliela, porca miseria, mi sono incastrato. Andiamo a portarla subito al campo 20.
Ok, sono arrivato al campo 20, vediamo da questo angolo qua il momento della verità. Dai, abbassa. E questa la fa, allora è un problema dell'affacciatrice, ragazzi. Porca miseria. Allora sapete io che faccio? Mannaggia, mannaggia. Sapete che faccio io? Allora, vendo quelle due falciatrici del cavolo e prendo un'altra così. Quindi, questa la lasciamo qua, adesso vendiamo in immediato. Garage. Garage. Detto alla franchise. Allora, dov'è? No, questa mi serve. Eccole qua, le due schifose, maledette. Tiè. E tiè. Dunque, ne prendiamo ancora una di questa falciatrice, questa qua che funziona. Colore va benissimo quella. Ripristiniamo subito sia questo trattore che quella falciatrice, perché abbiamo visto che, mannaggia lui, campo 20, eccola qua, ripristina, ripristina, e adesso serve ancora la falciatrice quella lì. Ci siamo buttati via a mezzo campo. Dov'è la falciatrice che sta al negozio? Questa non è. Questa, eccola qua. Dunque. Perfetto. Hola, vedete che lavora adesso? Adesso ci riprendiamo anche questa. Ce l'agganciamo anche questa, ritorna sul campo numero 4 a fare il suo lavoro. Che schifo, ragazzi. Hanno aggiornato le mod e l'hanno peggiorate come sempre. Ragazzi, qua se si lavora per peggiorare, come si dice, si lavora, si fatica per i soldi e per la vita, direi io. Se poi qualcuno sa qualcos'altro, non lo so. Non metto lingua, come si dice, no? Vai, taglia. Ah, funziona anche bene, ragazzi, guardate. Porca miseria, questa qua dopo la trasformo tutta in fieno, basta, ho deciso. Perché sennò, guardate, viene fuori un miliardo di chili, di tonnellate, di megatoni di fieno. E non mi piace. Allora, tu hai finito. Andiamoti a mettere subito nell'altro campo. Mannaggia, ci siamo buttati via, sapevo io. Buongiorno maialini, come state? Come state? Come state? Tutto a posto? Beh, quasi quasi io questa qua la farei continuare anche se è mezza piena, cioè mezza più, tre quarti piena, diciamo. Perché è giusto giusto così, fin quando si ferma, che è piena piena, tanto se no altrimenti ad arare poi ci sto sempre una vita. Poi dobbiamo provare, vi ricordo anche il carro spandi liquame, eh? Ok, ci vediamo, dai, raccolto fatto. Ma ragazzi, adesso io stavo notando una cosa, hanno prosciugato anche il canale. Qua c'era il canale dove venivo a rifornirmi. Vedete nella mappa? Dovrei essere affogato io. Vedete, sono i ponti. Ci hanno prosciugato anche il canale. Cioè, è proprio uno schifo. Hanno fatto un aggiornamento schifoso. Per fortuna che c'è ancora qua. Sì, ma qua ho paura che si cade. Vabbè, va bene, dai. Cioè, se invece dovrebbero fare le cose, dovrebbero migliorarle, le peggiorano, cioè non si accorgono. Qua c'era l'acqua fino a qua praticamente. Lo potete vedere anche nei video precedenti quando ho caricato l'acqua per le mucche, per i maiali. Va bene, dai. Speriamo che migliorino. Che vedevo di. Boh, adesso perché io ho anche sganciato qua, che non mi pareva di averlo sganciato qua. Vedete, io non l'avevo sganciato qua, questo.
Ma porca miseria. Dai, vediamo dopo. Bene ragazzuoli, io vi dico che ci sono ancora un po' troppi bug. Rinvio al gioco comunque. Penso che proverò magari più avanti a rigiocare. Aspetto, faccio passare almeno una mezza giornata, vediamo un po'. Direi che ci fermiamo qua, dai, per questo video. Io vi ringrazio, vi saluto, vi chiedo scusa per questi bug del cavolo. Non è colpa mia, hanno aggiornato sta mappa alla schifa di cane. Quindi vi ringrazio, vi saluto, vi dico ciao ragazzuoli, da sabato da 3, bye bye bye.